Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ogni pausa che si rispetti, si va un po' a fare il resoconto di quanto è successo negli ultimi mesi. L'ultima volta l'ho fatto inizio gennaio, quindi periodo ottobre-dicembre. Chiaramente adesso l'ultima pausa non è stata proprio quella della pausa invernale, insomma di gennaio, non c'è stata nessuna nazionale se non adesso, quindi chiaramente non faccio un salto come ho fatto altre volte, ma faccio adesso questo resoconto e poi alla fine dell'anno praticamente. Quindi andiamo a vedere un po' quelli che sono stati i top e i flop di questo periodo, quindi gennaio-marzo, cioè 17 quando era, 15 marzo. Andiamo con i top. I top andiamo a ritroso, terzo posto, sì, dai. CR7 al terzo posto, perché CR7 è un giocatore che si è un po' tranquillizzato, rilassato, soprattutto gennaio-febbraio, come sappiamo non ha fatto le migliori partite in questo periodo, e anche dovuto alla stanchezza della squadra, la sua e così via. Però chiaramente nell'ultimo periodo si è alzato come livello, come rendimento, fino ad arrivare a quella che è stata la partita Juventus-Atletico Madrid. Solo quella partita vale tutto il periodo, a prescindere da quanto abbia fatto più o meno bene prima. Chiaramente lo metto appunto non terzo e non tra i primi due posti per questo motivo, ma comunque insomma Cristiano Ronaldo c'è. Secondo posto ho messo Bernardeschi, che Bernardeschi ha avuto una flessione nell'ultimo gioconto che fece. Mi pare che l'ho pure messo tra i flop 3, perché aveva fatto il primo periodo molto buono, in cui sembrava veramente fenomenale, poi si era anche lui eclissato ed è tornato fuori non solo con la partita contro l'Atletico Madrid, ma anche nel periodo di difficoltà della Juventus, lui è uno di quelli meno peggio, quindi mi pare giusto dargli credito di questa cosa qua, quindi Bernardeschi secondo posto. Primo posto metto Emre Can. Perché metto lui? Perché è un giocatore che le ha vissute tutte, vuoi infortuni, vuoi problemi appunto di adattamento al nuovo campionato, vuoi problemi di salute, quello che l'ha fermato da ottobre a novembre, praticamente è stato molto sfigato nella prima parte di campionato e si è ritagliato molto spazio nell'ultima parte di campionato, in questi 2 o 3 mesi, sempre crescendo sia di rendimento che di minutaggio, fino ad arrivare a quella che è stata la partita spettacolare, le ultime partite spettacolari che ha fatto, specialmente contro questo Juve Atletico. Quindi questi 3 giocatori sono i primi tre, i migliori in campo tra l'altro Juve Atletico, non è un caso, e non è un caso che sono gli unici che sono in qualche modo cresciuti esponenzialmente più degli altri. Alcuni si sono adagiati sul loro livello, altri sono molto calati, poi vedremo magari quali con i flop. Questi tre mi sembra giusto anche dargli veramente credito di tutto ciò. Flop, qua ovviamente è dura perché tanti giocatori hanno giocato malino in questo periodo, devo dire la verità, è stato forse il periodo più brutto, che è iniziato con dicembre, anche se parzialmente, ma che è sfociato soprattutto in quello che è stato il periodo gennaio-febbraio. Marzo molto meglio. E pertanto sono tanti i giocatori che dovrei inserire, ma devo farne tre, cioè mi sono imposto io di metterne tre, quindi escluderò qualcuno e ho fatto le scelte cercando di spiegarvele in modo da convincerli in qualche modo. Terzo posto, quindi il meno peggio dei tre peggio, Douglas Costa. E spesso metto un giocatore che non gioca in campo praticamente, che non gioca, che non può dire la sua in questa flop, perché chiaramente sono degli episodi, mi pare che nell'ultimo flop 3 ho messo Khedira, che sembrava inizialmente avesse iniziato a giocare bene. Poi si è infortunato e è rifermato in quelli che sono stati i suoi problemi sempre, cioè problemi fisici e così via. Douglas Costa è così, è recidivo per qualche motivo. Allora, se Douglas Costa prima lo sputo che lo tiene fuori 1 mese, condito da un infortunio, torna un altro infortunio, l'infortunio da protrarsi fino adesso, invece neanche all'andata dei quarti di finale, ma addirittura si salterebbe tutto l'Ajax. Quindi ragazzi, quale sia il problema non lo so, ma questa stagione di Douglas Costa è fallimentare, sia per colpe sue che no, per colpe non sue, chiaramente, se uno è infortunato, chiaramente non credo che possa farci molto, però diciamo che è veramente un flop per quanto riguarda questa stagione di Douglas Costa rispetto a quello che è il suo potenziale, al suo valore. Ecco. Secondo posto, qua metto uno che ha giocato, perché chiaramente il terzo posto l'ho messo a Douglas Costa lì, perché mi era giusto anche non dargli il posto peggiore, solo perché non ha giocato. Secondo posto Mandzukic, che è di quelli che è calato più di tutti, perché credo che il fattore principale sia uno, i mondiali. I mondiali hanno portato Mandzukic a fare bene all'inizio, i primi mesi, poi quando è calata la squadra lui è calato un po' di più e non si è alzato bene, a differenza di Matuidi che secondo me si è alzato molto bene. Matuidi resta in questo limbo tra il top e il flop. Matuidi che si è alzato molto bene dopo un paio di mesi opachi, ma si è alzato molto bene l'ultima partita, si è visto. E Mandzukic ancora no, Mandzukic forse perché ha giocato un po' di più, non so perché, o comunque un fisico diverso, cioè sono tante motivazioni, l'età, ma neanche tanto, una differenza tra i due, ci sono tante motivazioni alla base. Mandzukic è un po' stanco, la cosa buona, differentemente da Matuidi, che Matuidi è in nazionale adesso, Mandzukic no. Quindi Mandzukic sicuramente avrà modo in queste 2 settimane di riposare, me lo auguro, perché chiaramente serve come il pane una squadra che punta a vincere tutto, frutto della Champions League perlomeno. Primo posto Rugani, perché Rugani? Rugani credo che sia adesso giunto il periodo di valutarlo, perché Rugani è un giocatore che finalmente, o
o non finalmente, nell'ultimo periodo ha giocato molto. Complice il fatto del turnover, gli infortuni di anche Bonucci, di Chiellini, insomma, da gennaio in poi ha giocato molto più di quanto abbia giocato prima. Quindi in effetti poteva essere per lui un banco di prova per meritarsi di quel posto, ma dare certezze alla società in merito a quello che potrebbe essere la sua situazione il prossimo anno. E secondo me ha risposto male. Questo perché non perché sia un giocatore che non abbia voglia di mettersi in gioco, non perché abbia delle colpe, ma perché effettivamente forse questo giocatore qua non è all'altezza né dei titolari né forse della stessa maglia della Juve. Quindi è un problema. Mi è piaciuto più in questi ultimi mesi lo stesso Cáceres, che insomma è Cáceres, non è più magari quello di una volta, ed è stato preso come ripiego perché Benatia è stato ceduto. Mi dispiace per Lugani, ma chiaramente non mi sento di dargli neanche il limbo tra il top e il flop, perché secondo me in questi mesi ha la possibilità di far bene e ha fatto alcune volte il compitino, ma mai di più, e spesso anche risultando insufficiente. Non è nulla contro Rugani in realtà, perché Rugani, se è così, è così, basta, si è valutato come un posturaro, cioè non credo che fosse giusto prendersela con Sturaro perché era meno forte degli altri, è così e basta. E Rugani, secondo me, ha dato dimostrazione di questo, togliendo gli ultimi dubbi che molti di noi avevano. Anch'io ero molto dubbioso, speravo, anzi, fino a un paio d'anni fa vedevo Rugani veramente come un potenziale talento che poteva emergere negli anni. A posto di crescere come sarebbe giusto che un giovane crescesse, lui è involuto, è andato all'indietro, ha fatto passi all'indietro, mai raggiungendo comunque neanche prima il livello da top. Quindi chiaramente sono poco soddisfatto di lui e lo metto primo posto in questa personale flop di questo periodo, solo gennaio-marzo, sia chiaro. Detto questo, ragazzi, ditemi qui sotto cosa ne pensate di questi miei 3-3. Qui sotto scrivetemi i vostri top e flop del periodo, ricordo, gennaio, quindi dopo ritorno della pausa nazionale, praticamente. Anzi no, eravamo in piena pausa perché c'era anche la Coppa Italia, mi pare, fino all'ultima partita contro il Genoa. Quindi questo lasso di tempo, ditemi i vostri top e tre flop. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video. Come sempre, forza Juve, alla prossima. Ciao. Ale!